meraviglia questa prima manifestazione della Miss del mio articolato. La giuria la vedo ben composta, attenta. E allora diamo inizio subito alla serata, sì. Allora, una serata pensata per far conoscere alcune delle ragazze le più carine, le più belle, diciamo, del graticolato e delle zone limitrofe. Questo concorso è nato ed è stato denominato in questo senso, cioè Miss del Graticolato, proprio in funzione dei luoghi in cui viene a prendere luogo, cioè il graticolato romano, che è la caratteristica più importante del territorio, quindi la sua suddivisione in quadrati. Se volete faccio un piccolo cenno storico: il graticolato è un'idea degli antichi romani, eccoli là, era solo un motivo per... Essere idea di antichi romani per cosa? È per meglio governare il territorio. Non essere vero un corno. Ma scusi, ma lei sta girando qua, chi è? Io essere Apolla d'Argento. Apolla d'Argento. Io essere Apolla d'Argento e venire da un po' più giù di Agrigento. Da un po' più giù di Agrigento? Sì, tu vedere mia pelle. Ah, tua pelle, sì, vabbè. Io essere grande architetto romano, cugina di Apollo d'Oro di Damasco. Vuoi conoscere Apollo d'Oro di Damasco? Io pensare. Io avere fatto molte opere, per questo io essere molto famosa. Mia prima opera... essere stata piramide di Cheope. Piramide di Cheope ha fatto. Certo. Poi avere fatto Colosseo. Colosseo. Colosseo, quello di Roma. Ah, Colosseo, senso. Colosseo. Il Colosseo però poi l'hanno distrutto e io avere denunciato i demolitori. Perché loro l'avere distrutto a metà, mia opera a metà. Vero, giusto anche questo. Io avere fatto anche Piazza San Pietro, però poi mi avere rubato il progetto e allora non essere più mia opera. Io dire lei che graticolato non essere misura per territorio romano, perché graticolato essere idea di Cesare e Cleopatra, perché loro fare molte partite a Tris. Tu conosci le Tris? Mi faccia capire. Sì. Allora, Cleopatra e Cesare giocavano a Tris. Esatto. E loro immortalare loro partite nei territori che conquistano. Ah, allora il graticolato, esatto, qui romano è stato fatto appositamente per immortalare la partita che di Cesare vinta con Cleopatra, la partita a Tris. Le partite, beh, varie partite a Tris. Questa essere l'unica ragione per cui Cesare conquistare terre. E io qui essere venuta per immortalare unica partita a Tris vinta da Cesare. Vabbè, l'unica partita. Sì, perché Cleopatra distrarre sempre Cesare, tu capire uomini e donne come essere. Sì. E donne distrarre uomini e così Cleopatra distrarre Cesare. Insomma, voi adesso dovete andare via perché io... Ma come dobbiamo andare via? Questa è una partita, è un concorso serio, insomma... abbiamo organizzato, i ragazzi si danno altri da fare per questo concorso di Miss. Perché dobbiamo spostarci noi? Spostatevi voi. Ma proprio perché c'è il concorso serio, noi dobbiamo farlo qui. Perché Cesare sapere che qui esserci il concorso di Miss. Va bene. E lui voler vedere Miss. Ma vabbè, ma può spostarsi lui, no? Tanto le Miss le vede lo stesso finché vanno via, no? Appunto, finché vanno via. Guardi, io le consiglio di fermare i lavori più avanti là, sì. Ah sì. Allora perdiamo meno tempo. Poi viene qua, quando abbiamo finito il concorso, fate quello che volete poi con il graticolato, va bene? Veramente io avere un po' di fretta. Rifletta. Un po' più. Meglio di sì. Andiamo avanti col concorso. Va bene, dai. Ave. Allora, vabbè, un piccolo sketch organizzato dai ragazzi qui, gli organizzatori di questo concorso. Diamo quindi luogo in questo momento a nominare
Gradirei che tutti voi insieme faceste un applauso alla giuria delegata a nominare questa prima Miss del Graticolato. Mary Prosdocini, insegnante di aerobica. Gianfranco Codogno, non lo vedo la luce sugli occhi, vabbè, presidente della Proloco, molti lo conoscono. Antonio Novello, art director. Massimo Rizzo, acconciatore, parrucchiere di tutte le ragazze che vedrete sfilare questa sera. Flavio Solder, del centro forma fisica, eccolo lì. Adriano Bosello, del comitato organizzatore dei festeggiamenti della sagra della mostra del pomodoro, e la presidente della giuria, Fabiola Dallabona. Un applauso alla nostra presidente. Buonasera. Allora, una cosa facilissima da organizzare, vero? Immagino, una parolina, 5 minuti. Troppi 5 minuti. No, difficile da organizzare, ma visto che è una cosa che è partita dai giovani, l'abbiamo fatta molto volentieri. E niente, auguro in bocca al lupo alle ragazze e anche alla giuria, perché non è facile giudicare. Complimenti, un applauso a Fabiola e a tutti i suoi amici che l'hanno aiutata ad organizzare questa serata. Bene, bene, bene. A questo punto io andrei al nocciolo del discorso. Immagino che voi siate tutti ansiosi di vedere queste bellezze locali. Quindi affiato alle trombe e facciamo salire sul defilé in palco le nostre Miss. Un applauso, accogliamole con un applauso. Eccole qui, signori. Bene, bene, bene. Beh, direi che brave, brave, brave. Un piccolo assaggio, Bene, teniamole qua, intanto voi vi gustate l'occhio. Nel frattempo, benissimo, la postura, Avete visto anche che molte di loro hanno un portamento, sono adusate a fare sfilate di questo tipo. Bene, devo ricordare anche tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa sfilata. Le persone che hanno contribuito quindi anche da un punto di vista economico per realizzare questa bellissima manifestazione. Quindi ringraziamo e facciamo un applauso allo sponsor ufficiale Bernardo di Villanova. Grazie. All'estetica Flora. Al fotostudio Marcon, che è presente tra l'altro anche in qualità di reporter della serata, Edil Casa, la cartoleria Punto e Virgola di Borgo Ricco, bravi, fate pure un applauso, la fioreria Denis, di cui possiamo ammirare anche l'allestimento floreale, la palestra Centro Forma Fisica, l'abbigliamento Bordin e il nostro acconciatore, già facente parte della giuria, nominato poco fa, Massimo Rizzo, il quale ha anche acconciato tutte le nostre ragazze. Bene, allora io direi che voi potete scendere e poi una alla volta il palcoscenico e la passerella sarà tutta per voi. Scendete pure e salite una alla volta.
Ehi! Ah, buonasera! A San Cesare, re di Roma! Questa è Jasmine! Minne! A me serva! E sai, oddio, stasera dopo di c'ho una fame, c'ho un brodio di panza! Che me dai sta apulla che c'ho una fame! Tu mi avere chiamato, Cesare? Madonna che mi sta sempre a pensare che pa... Tu avere chiamato Apolla e io essere Apolla d'argento. Apolla, mizzica, quella che si magna, che si è nella pancia. Che mi sono impienato, che te vuoi? Io avere capito male. Tu mi hai perdonare. Scusa Cesare, se... che voglio, aspetta. Se tu vuoi proprio vedere delle belle gallinelle piuttosto che le polle, è meglio che ti accomodi e adesso vediamo sfilare le ragazze, una per una, fai tranquillo, vai a vederle in fondo di là, ok? Soppone, non ti preoccupare, soppone, bravo. E questa? Grazie Jasmine. Grazie. Jasmine fa la l'ancella. L'ancella. E allora adesso entriamo, se Matteo ci fa uno stacco musicale. Ah, dimmi, sì. Il cicagnolo con la serva? No. Sendo, va. Ah, mo voi. Voi, Un attimo, Te che te ne sta ascoltando? No, volevo dire che se passa quella rompihalle della Cleopatra, dire che mi avete manco visto, che mo mi stavo godendo ste gnoccolone, Bene. Allora, io le chiamerò per numero e vi darò anche qualche segnalazione. La numero 4, allora salga sulla passerella. Lei è Lorena Baldin, viene da Alvaredo di Vedelago, ha 17 anni ed è del segno del zodiacale dei gemelli. Il suo sogno nel cassetto è viaggiare. Il personaggio famoso a cui si ispira è niente meno che Meghan Hamer, la ragazza, per chi lo sapesse, che fa la pubblicità della Omnitel. La curiosità fondamentale di Lorena è che le piace andare a fare festa con gli amici. La numero 7 è Giorgia Bedin, 22 anni, di Vigonza. Il suo segno zodiacale è il Capricorno. Il sogno del cassetto, quello di Giorgia, è di sposarsi presto, vero? Il personaggio a cui si ispira è Kate Moss. Insomma, è un piacere che immagino accomuni un po' tutti, La curiosità di Giorgia è quello di vincere al Super Enalotto, giusto? Complimenti. Facciamo un applauso a queste due ragazze. Entri a questo punto la numero 10, Lara Gasparini. Siate più caldi con queste ragazze, forse hanno bisogno di un incoraggiamento. Di Santa Eufemia di Borgorico, ha 18 anni, è dei gemelli. Il suo sogno nel cassetto è diventare una brava designer e tenere a volte la sua spontaneità per se stessa. Il personaggio a cui si ispira è Skin, degli Skankanensis. La curiosità sua è che ficca il nasino ovunque, per questo spesso si trova nei guai. È vero? Un applauso anche per Lara e adesso la numero 12 che sta già sfilando, puoi pure rifare di nuovo la passerella, grazie. Jenny Carraro, di Fiumicello di Campodarsico, 15enne, del segno dell'acquario. Il suo sogno è almeno una volta farsi vedere la numero 1, Il suo personaggio a cui si ispira è Valeria Marini, quando era mora. Bene, un applauso anche per Jenny. Ed ora accogliamo nuovamente con un applauso ancora la numero 15, Viviana Luca, di Trebaseleghe. Viviana ha 20 anni,
è dell'acquario. La sua aspirazione è quella di fare più presto l'animatrice turistica. Il personaggio a cui si ispira è Alba Parietti. La curiosità è quello che hanno maggiormente sono i cagnolini. Un applauso ancora al numero 15, la nostra Viviana. Grazie Viviana. La numero 16, Eleonora Pedron. Di San Michele di Borgoletto. 17 anni. E lei cancro. Un tipo bastardo. Lei ambisce a diventare fotomodella. Si ispira a Madonna. E le piace ballare e disegnare. Ti piace anche cucinare? Qual è il piatto che ti riesce meglio? No, un po' tutti. Tutti? Bene. Forse qualcuno di voi è curioso di sapere anche questo. Benissimo, questa era Eleonora. Passiamo alla numero... La numero 13, che non trovo. Che è Francesca. Eccola qui, l'ho trovata. È Francesca Fardini, prego. Un applauso. Di 18 anni. Di Prevasele. Lei è l'acquario, se sa del cassetto di fare la modella. Si ispira a Maria Grazia Cucinotta. È così vanitosa tanto da desiderare un piercing sull'ombelico. Eccola lì. Fate pure assieme una sfilata fino in fondo. Un ulteriore applauso. Ed ora la numero 17. Si chiama Flavia Perin, proviene da Massanzago, ha 17 anni ed è nel segno dell'Ariete. Ambisce a diventare presto un perito chimico biologico ed essere felice per sempre. Ecco, questo è già importante, vero Flavia? Si ispira a Lorella Cuccarini. Lei dice di essere molto testarda e determinata, ma anche molto sensibile. Complimenti, un applauso anche a Flavia. Ed ora è il momento della numero 18, Margherita Carraro. Eccola qui, un applauso, accogliamola. Ci scaldiamo le mani questa sera. 24 anni di Campodarsico, del segno del cancro. Lei vorrebbe andare al Polo Nord. Si ispira ad Elvige Fenech. E aspirerebbe ad incontrare un giorno della sua vita niente meno che il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Un applauso a queste due ragazze. Ed ora finiamo con le ultime due di questo stupendo harem. La numero 19 si chiama Gioia Massarotto. La Frappe di Sant'Agostino in Colle, è il segno del leone. Aspira anche Gioia a diventare una top model. Il suo modello è Natasha Stefanenko. Una curiosità, voi non lo potete notare, però io posso appurare se è vero. Gioia ha gli occhi di tre colori diversi, il grigio, l'azzurro e il verde. E
Devo confermare che è vero, facciamo un applauso a lei. Credo sia doveroso farlo anche alla mamma, immagino, al papà, giusto? Ecco, in questo caso. Ed ora, ultima ma non ultima, Greta Levorato, la numero 21. Prego, 18 anni, di Borgorico, è del segno del leone, anche lei aspira a diventare una modella, indossatrice. Lei non fa altro che ispirarsi a se stessa, eccola lì. Lui, il suo hobby è quello di fare la cubista, vero? Bene, un applauso ancora a tutte queste ragazze stupende. Fate un'ultima passerella, dai, le file fino in fondo per un ulteriore applauso. Gigioleggiate un po', questi ragazzi di bambini. Bene, a questo punto, continuiamo con un altro sketch dei ragazzi organizzatori. Guardate un po' chi arriva adesso, guardate un po'. Signori, fate un applauso a Cleopatra, un applauso signori. Siamo nell'antico Egitto qui, eh? Sono le nostre miss in gara, veramente, ecco. E come Jasmine? Jasmine? Sì, Jasmine. Jasmine? Sì. Dove c'è Jasmine, c'è Cesare,
e lei è un mentitore e io corro a cercare. Ma no, sicuri, no, resti qui, guardi, resti qui a tenere compagnia un po', guardi, può benissimo stare qui con noi, non ci privi della sua regale presenza. E se vuole si mette qui e guardi fra poco l'esibizione di aerobica del centro. Aerobica? Sì, l'aerobica adesso. Aerobica, ma io adoro l'esercizio fisico. Bene. Pensi che quando sono in viaggio io mi alleno sempre con i miei pesi. Ah, questi sono i suoi pesi, ho capito, insomma. Pesi, notare il muscolo, sì, certo, notare. Sì. E poi io sono campionessa dei 100 metri in portantina. 100 metri in portantina. Vuole una dimostrazione? Grazie. Fuffi, Bubi. Facciamo un applauso a Cleopatra. 1, 2, 3. Eccole là, i 100 metri in portantina. Vabbè, adesso è il momento di... Rinnovo ancora e nomino tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata, che sono l'Estetica Flora in via Giotto qui a Borgoricco e il Fotostudio Marcon dello studio di Borgoricco e anche quello di Resana, l'Edil Casa di Arsego, la Cartoleria Punto e Virgola di Borgoricco. Scusate i fogli volanti, la Fioreria Tennis di Borgoricco, il Centro Forma Fisica del quale adesso gusteremo un'esibizione molto, molto bella, e Bernardo Climatizzazione, lo sponsor ufficiale della serata di Villanova di Campo San Piero, Bordin Abbigliamento e poi non ricordo più. Io qua a Massimo Rizzo, il nostro acconciatore, questo non possiamo dimenticarlo, vero? Non dimentico nessuno, credo. No, tutto ok. Adesso è il momento quindi dell'aerobica. Bene. Flavio Solder, entri pure. Flavio Solder, dove sta? Adesso entra, Si sta preparando anche perché deve fare un'esibizione. Buona dia! Eccolo qui! Un applauso a Flavio Solder! Grazie, grazie mille, sono Flavio e dirigo il Centro Forma Fisica di Campo San Piero. Sono molto lieto di essere qui perché c'è un pubblico numeroso, nonostante il tempo che non ha retto. Comunque sono molto contento e voglio presentare l'esibizione che il Centro Forma Fisica ha preparato per voi. Allora, come avrete capito, sono anche un grande estimatore di Asterix e siccome nessuno è più forte di Asterix, scusateci, va bene. Allora stasera abbiamo preparato uno spettacolo davvero speciale anche per festeggiare il nostro sesto anno di attività del Centro Forma Fisica e comunque ci impegneremo anche per i prossimi anni per raccoglierli sempre nei migliori di modi e sempre con tanto divertimento. A proposito di divertimento, vorrei presentarvi il più fedele amico che mi accompagnerà in questa magnifica serata. E chi può essere il miglior amico di Asterix? Bravissima, Obelix, eccolo qua, vai con la musichetta. Eccolo qua. Ciao Asterix, come andiamo? Sai che sono il tuo grande amico di E oltre il mio grande amico cosa sei? Il tuo fedelissimo? No. Amico? Studiero. Va bene, adesso direi di presentare l'aerobica se non sbaglio. Bene.
presentiamo l'aerobica. C'è l'insegnante Mary che ce la presenta con il suo gruppo, che daranno una dimostrazione di quello che si fa in palestra, e cioè...